Eva. Ok, siamo in live. Viene la musica. Buongiorno a tutti. Ricordo sempre che questa è una live che stiamo facendo adesso su Twitch, ma che verrà ripostata poi, spero nel breve tempo, su YouTube. E per chi la vedrà su YouTube, veniteci a seguire su Twitch in live, ma porteremo anche dei contenuti su YouTube. Non so se poco prima di caricare questi video o dopo aver caricato già queste live. Si parte con Pokémon Let's Go Eevee e si va su Monteluna. Vediamo cosa dice. Siamo pronti? E vai, e l'ha detto. Però è andato avanti. No, si è rigato, vabbè. Eva? Eva! Vai! E si va. Con già una medaglia, la medaglia di Brock. 14 Pokémon nel box. Madonna, così tanto l'ho catturato. Allora. Eccoci qua. Ma io questo l'avevo già affrontato, vero? La mossa sparge in giro delle monete che potrebbe creare così. E si va. Si inizia l'avventura. Ehi, Neo! Sono un po' come addormentato. Però è in una posizione alquanto scomoda per provare a catturarlo con una Pokéball. Dici te, io un paio di tiri avrei fatto. Monteluna, entrata tunnel. Grazie. E se va sul Monteluna. Oh! Anche se avete girato, ok, ecco. Qui non c'è nulla. Cerchiamo un più in là. Ehi tu, che fai? Ci stai spiando? Una spia? Ma Meo che sta combinando? Non doveva stare in guardia? Eccolo Meo. Ma non lo fanno parlare, no, dovevano farlo parlare. Siamo venuti a sapere che qui si nascondono dei fossili rarissimi. E non abbiamo alcuna intenzione di farceli rubare. Ben detto. Saremo noi a scoprire dove sono e a rivederli per farci. Ah, rivenderli per. Ah, rivenderli per farci i soldi. Soltanto noi. E scusate, non so leggere. Adesso sto bene. Speravo già in una lotta prima di iniziare. Attenzione! Alla mossa sanguisuga di Zubat. Ah, vabbè. Oh, Paras. E poi, attenzione alla mossa sanguisuga di Zubat. Io neanche li combatto i Pokémon. Perché me lo dici? Sembra tutto in un palo selvatico. Lancia poco all'interno del cerchio colorato per ottenere un bonus per il tiro. Scusa, fino a mo' che ho fatto. Un po' più che il cerchio quando lo senti, ma gli saranno il bonus che riceverai, lo so. Se c'entrasse, spero. Vabbè, niente. Paras. E non so se si è visto la telecamera, no. È scappato. Eccolo. C'è una Pokéball. Provato pozione. Lui ha un pigliamosco. Già ho tutto. Prendiamo un gioco. Ma è ritirata però. Dai! Non ho potuto cominciare a dire stamattina. Oh, mo si che prima no. Due. Dai, ma aspetti che te la so per tirare per darmi il cazzotto. Dai, era piccolo. Oh. Oggi è giornata per le catture. Ma dobbiamo perché se non ci alleniamo. Hai catturato Geodud. Allora, Geodud. No, non metto spada, lo prendo come Cosonix. Voglio catturare, andarci in groppa. I tre di Geodud sono stati inseriti nel Pokédex.
Lo si può trovare vicino ai sentieri di montagna, bisogna fare attenzione a non calpestarlo per sbaglio, altrimenti diventa curioso. Quello per la tua distruzione. Allora, Zubat, vieni qui, ti devo catturare. Piccolo. Dai, preso. Sabbia, ma anche no. Non mi serve. Per imparare il mostro, fai imparare il mostro. Si leva colpo coda. Ivi, tu devi imparare il mostro, non mi serve tantissimo il mostro. Del mostro, poi palla ombra. Dai, rimando Ivi, sarà difficile tagliare le mosse. Durante il volo emette degli ultrasuoni dalla bocca per localizzare gli ostacoli sul suo percorso. Anche questo è lo. Vedi, dimmi qualcosa. Altro. Continuiamo a aprire la mosca. Nella notte sono dei tipi loschi. E tu chi sei? Miro. Manda Butterfree. Vai. Allora, un tipo coleo, vabbè, ancora vedo, proviamo con un po' di tattica. Perché il mio Eevee c'ha poca vita? Non l'ho curati. No, non sono da curarli. Vabbè, ho battuto e poi vado a curare. Infatti il mio là sopra giustamente è il mio di Jesse James. Ci ho parlato con la persona dentro. Nella cintura ho messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Pokéball. Si possono avere massimo 6 Pokémon in squadra, anche se nel box ce ne sono di più. Lo so. Il box li sento dopo. Ah, quando giri e canta i Pokémon si addormentano. E anch'io. Ah. Mi sono addormentato io. Mi dorme placidamente al suono del canto di Gigliva. Non posso accoccolarlo. Mi sono addormentato io. Fai attenzione al cerchio che compare attorno a un Pokémon quando provi a catturarlo. Se il cerchio è verde ti riuscirà facilmente, se il cerchio è giallo farai un po' di fatica. Se il cerchio è rosso sarà difficilissimo. Poi catturi subito quello rosso e verde e ci metti una vita. Sapevi che puoi tenere nel box della borsa i Pokémon che non puoi raggiungere nella tua squadra? E quando ne hai davvero tanti, puoi usare la funzione di ricerca per trovare il Pokémon che ti interessa. Comodo, no? E là, ciao ragazzino! Avrei un'offerta esclusiva per te. Ti do un Magikarp bello grosso per soli 500 pound. Che ne dici? Ma io lo accetto! Abbiamo un Magikarp. Balleniamo e faremo diventare Gyarados. Gyarados o Gyarados, come mi piace tanto chiamarlo a me.
No, no, non ho letto le caratteristiche, ma vediamo se lo riesco a leggere qua subito. È famoso per la sua debolezza. No, questo. Mi piace, non si cambia. Il team Rocket attacca i cittadini di Celestopoli. Questo team Rocket è sempre in prima pagina. Sì, ma sei sempre tu a leggermelo. Cosa c'è? Ho perso di vista i miei amici in questa grotta, li sto aspettando qui. Beh, se mai torneranno qui. Parte la sfida di Rina, teenager. Bello Sprout. Vai lì. Niente ancora, vedrai. Come la finita subito. No, ma che subito il cantamatto cresce da quest'altro. Non stacco sempre prima io, quindi. Bye. Ho perso. Tiene tre proprio. No, adesso sì. Ma quanto sei veloce? E scappa. Non è vero, sono pure uscito dalla cosa. Che bello gira senza i Pokémon che ti spawnano ogni 3 secondi. Sveglia. E Zubat. Eterne. Andiamo prima a combattere contro di questo proprio fanatico. Ah, che succede? Non ci sbuca fuori all'improvviso. Pensa se mi avrebbe visto lui che diceva. Mi avesse visto lui che avrebbe detto. Parte la di sfida di Giovan Cervellone. Ah, non era po vabbè, poco fanatico. Grimer. Vai. Vogliamolo un po' perché tanto la già dura contro di questo. Vogliamo gas qua. Avvelenato. Non so manco se c'è una cosa antiveleno dopo. Ma intanto lottiamo. Attacco rapido, vai. Io ho fatto quella difesa, no? E dai. Devo catturare i Pokémon per fare. Almeno devi catturare i Pokémon perché ce ne sono uno. Borsa. Tasca rimedi, ti faccio tanti 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 tanti. No. Però questo. Se vuoi andare a Celestopoli devi attraversare questa grotta. Se faccio il giro largo invece, sotto. Parte la sfida di Robby, Marmocchio. Manda in campo Mokkai. Allora vai, conto su di te. Mokkai è un po' con di lotta, quindi mi farà il culo. Non batto subito. Ma no, batto subito. Dai, Ivi.
Te lo voy a dar, cabrón. Es grande. Bolsa. Ma dai, ho tirato a sinistra, me va a destra. Ma che cazzo stiamo... Catturate, non culo. Ti spreca 20 megaball. Oh, tutti i tagli di esperienza, dai. Vedi di livello. Io sono un po' di più doppio calcio, sì sì. Dimenticare. Ciao! Yeah. È molto amato per l'aspetto adorabile e le graziose movenze, ma non si vede spesso perché ne esistono pochi esemplari. Poi ne troveremo 7 miliardi. Capito? Non avevo dato il numero aperto. Battiamo. Oh, caramella rara. Noi siamo il team Rocket, i gangster dei Pokémon. Siamo forti e facciamo paura. Yeah. Boo, anzi. Guarda la sfigura di recluta team Rocket. Era un doppio calcio. Potete ancora questo mezzo. Ah. Ups! Perfino un ratto sotto il piede, purello. Ed è morto. No! Che duro colpo! Accidenti, ai miei compagni non piacerà. E vabbè, appunto resterei qua sotto a vita, quindi. Paras, ti devo catturare. Oh. Catturato, dai, eh. Evviva, hai catturato Paras. Bulbasaur a livello 13 e Nidoran a livello 13. Vediamo le specifiche di Paras. Scava nella terra per cibarsi delle radici degli alberi, ma i funghi che ha sul dorso assorbono quasi tutte le sostanze nutritive. Pure non si nutre per niente.
Rigo. È pedone. Se pedono. Purtroppo c'è una roba in giro. Ciao. Vabbè, ciao. Non ho spiegato troppe poche bocchette. Ciao. Wow, questa grotta è molto più grande di quanto pensassi. Miriam Teenager. Vendichiamoci di quello di prima che ci ha fatto spiegare 7000 Pokémon. Guarda, sfata. E niente, io mi siete fra un po' di sogni. Proviamoci, dai. Risvegliati! C'è solo canto, non mi dire che c'è solo canto, ti prego. Vai con azione Ivy. Bello. Usa Ruggi Embe. Senza solo canto, Ruggito? Dai, forse c'è inibitore. Si è svegliato finalmente. Dai, Bow. Forse non ho visto, si è svegliato, non mi ricordo, non ho visto se è maschio o femmina. Maschio, ok, si è svegliato. Hai perso. Nome del Mega Ball, possiamo fare. Ciao. Allora. Ecco James. Ehi, smetti di starci dietro. Io devo andare a Cessovo, che cazzo vuoi tu? Oh, due batte un attimo il colpo. Pepita! E dai. No. C'era qualcosa nelle pietre, vabbè. Cioè dovrebbe dimmelo il Pokémon. Va, torniamo su. Ad esempio Ionix, anche tu qui esplori, qui per esplorare la grotta. Non so leggere niente, zero proprio, italiano 2. Parte la sfida di Elia Marmocchio. Calmi, eh? Sono arrivati a 3000 messaggi solo adesso. Che è sto controllo dei messaggi di WhatsApp? Tanto WhatsApp è a parte dove. Oh, Shenryu! Ma sì, cavoli. Tanto il mio Ivai è sempre forte. Vai con doppio calcio. Via. Via la mossa. Da graffio. Beh, di nuovo doppio calcio, su. Sgambettare. Battuto anche questo. Fase d'opera. Non ho letto quello che diceva. Marcos Montanaro. Zoe. Ne ha due di quello. Beh, livello 10 posso provarci. Attacco rapido. Out.
Dio. Ti servirà ben poco. Frustata. Boom. Tiè. Anche ha guardato. Io già. Ma. Una nuova frustata. E. Un saluto e baci. Un saluto ai pupi. Che si sale a livello 10. Trovo una pirla. Andiamo a vedere questo qui, dovrebbe essere sempre un allenatore. Vedo che un'ottima scorta di Pokéball con te. Molto bene, molto bene. Se dovessi trovarti a corto di Pokéball, torna a trovarmi, mi raccomando. Ah, ci danno le Pokéball gratis. C'era qualcosa qua sotto. Oh, guarda me. Di qua che si va là. Zubat, vieni. Quanti Zubat insieme? Revitalizzante, dai. Sì. E niente. Ottimo, direi. Non sprechiamo tutte le mega bolle perché no, cazzo. Già a livello 14. Dai, su. Stiamo lavorando, sono affari da adulti. Tornatene a casa, bambino. Te l'hanno mai chiamato Marmocchio? Drusy! E vai! Allora vai con attacco rapido! Beh, ti hai già dormito prima, eh! Vai con doppio calcio e stendilo, dai! Oddio! Mi sei andato via via! E sarà a livello 16, yeah! Però abbiamo qualche mossa nuova, tipo morso. Sarà a livello 14, a breve si evolverà. Velen polvere. Sì, velen polvere mi piace. Forse ruggito. Ta-da! Impara velen polvere. Passiamo. Sonnifero no. Perché tanto non dobbiamo catturare attraverso questi rimedi, quindi non far dimenticare. Sembra che poi altri due turni mi impara paralizzante e poi sì, altri due livelli. Troviamo l'opzione. Dai, su, che guardano. Ehi, guarda quel coso nero, non sarà mica il fossile che cercavamo? Forza, Meo, vai a prenderlo. Via. Guarda, ma aspetta un po' adesso. Dai, muoviti. Forza, Meo. Perché dal cazzo. Non fa niente, andiamo avanti. Ah, è per fargli sorpassare, ma fa schifo.
Amico, Paras è il gioco che ho già preso. È interessante. Ma l'unica cosa è che ora inizieranno una serie di scontri. Mi sa tasca rimedi, no, questo no, 45. Curiamo un attimo i video. Guarda che bello. E niente, è sparito però, ok. È felice di giocare con Bulbasaur, ok. Vai! Batti 5! Batti 5! Oddio! E niente! Dai, mangia, mangia che buono, mangia. Ok, iniziati bene. Abbiamo fatto felice io. Tutto salviamo ogni tanto, se no non vorrei che mi succede come cosa, non è che mi va tanto, eh. Che è successo? Oh! Io vi ho un regalo per te. Squama cuore, addirittura. Una creatura a forma di cuore è molto rara, alcune persone sono molto felici di riceverne una. Eh sì. E vai? Niente, ora è andata la cosa, mi è arrivato Zubat prima. Vabbè dai, catturiamolo. Ho solo 8 me. Dio santissimo. Bacca che rende un po' più facile ottenere strumenti quando catturi il Pokémon che a cui l'hai data. Vediamo. No, voglio da scrivere. Ok. È preso. Lo metto più centrale? Stavo troppo in là. Oh, Zubat! Sotto tre quarti, eh? I mocciosi non devono ficcare il naso nelle faccende degli adulti. Ma io mi sto a fare una passeggiata, vi cazzi mio, per arrivarci che sto volendo. E volete voi? Sargentaccia. Parte la sfida di Recruit Team Rocket. Ma nel campo Zubat. Vai. No, c'era da fa. Vai, che fa? Catena un attacco micidiale. Ivi impatto. Buonissimo. Non che sarebbe servito, però buono, bello. Ratata a livello 12. Il morso si impara sempre. Penso una delle mosse più potenti di questo gioco. Leva un bel po', a parte i tipi di Pokémon roccia, però leva un bel po' e in più è fatto internare. Che vuoi di più la vita? Ok, si va avanti. Qui. Qui basta, non vai più alla ricerca di...
qui qua. Ehi, fermo lì. Questi due fossili li ho trovati io. Sono miei. Che bello, là adesso lo posso vedere qual è quello che ha avuto quello dopo Night, c'è proprio l'immagine. Parte la sfida di Miguel. Cervellone, quanta volte troppo, porca merda. No, la paralizzamme lì no. Vai con te ancora, vedo tu. Schermo luce. Ma è vero che Voltrob non c'ha mosse tipo elettriche. Comunque, fino a mo' è molto facile, bastano due attacchi rapidi per qualsiasi Pokémon, eccetto quelli rocce e bingo. Magnemite. Ma sì, cambiamo un po', Devo migliorare, dai. Alzi tu. Beh, non morto. Paralizzato. Tutto bene a cambiare. Beh, un veleno spino, dai. Pure su quel suono. Non che mi freghi tanto il Nidoran, però. Vai con veleno spino. Non è, è vero, tipo acciaio, non ha effetto le mosse veleno. Usa morso, dai eh! Beh, un doppio calcio. E niente, va tutto. Una testa, non bisogna essere abili. Per il più cabutozzo, poi dopo. Vuoi il domo fossile? Sì. Ottenendo il domo fossile. Ok, allora io mi prendo l'altro. E ce ne andiamo. Non è apparso manco un Onix. Alto là, chi va là? Tu non sei qua, vada su, non sei giù. Che fa? Quel fossile appartiene al Team Rocket, non è vero? Che rabbia, come hai fatto ad arrivare prima di noi? Non vale. Noi siamo il Team Rocket, io sono Jesse e io sono James. Miau, proprio così. La nostra missione è impossessarci dei fossili. Parte la sfida di Jesse e James. Ah, 2 contro 2? Ok. Io che Bulbasaur. Un nuovo attacco rapido. Su. Guarda che non si trovo quello più che ci può avvelenare. Lotta. Vediamo poi avrei fatto tutti e due? No, solo su uno. Parassi seme su Coughing. Dai eh! Non ci cura un po'. Non lo vedo, solo Bulbasaur, vaffanculo. Cura pure io. Vai di nuovo con attacco rapido. Vai con frustrata. Con frustrata su Coughing. Perché non si è già stato messo alle 7.
Nero era a livello 14, dai. Boh! Ah, io non gli ho fatto niente. Oddio, perché è veleno, veleno è più forte, è forte su erba. Anche come a te. Intanto io prendiamo una vita però. Vai con un doppio calcio. Per esempio quella cazzo che non c'è più. Lotta, vai con l'azione. Coffee. Pure lotta è figa del veleno, ma la non lo ricordavo. Intanto si riprende. Vabbè, adesso un bel attacco rapido. Non è possibile! Battuti da un moccioso! Dio che faccia... Ti miro che ti riparte alla velocità della luce! Quindi dici? L'aria seccata! E quella? Si è ripreso. Almeno quello. Oh, guarda che grande! Che spettacolo, Clefable! No, 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 no. Ok, era la cosa di Carl. Allora. Intanto, marca. Usiamola. Non posso da più di uno? Preparati. Ma dai! Ottimo! Dai! Questo è grande però! Wow! Io a livello 17. Oh, vuole imparare morso, fai dimenticare, si fa dimenticare subito colpo coda. No, palla ombra è per me stai benissimo. Bulbasaur livello 15, Pikachu livello 11, Pidgey livello 15. Attacco d'ala si fa imparare subito. Al posto di raffica. A un livello mi salgono, mi esevolgono sia Bulbasaur che Pidgey. Pidgey era il 18, sembra il 18, no, 18-36 Pidgey. Sembra che queste creature simili alle fate siano molto simili alle fate, protettivi verso il loro habitat, si mostrano gli esseri umani solo di rado. Ah, io l'ho visto. Mi serve un Onix però, voglio l'Onix. Ma niente, fino alla cosa non ho trovato un Onix. Abbiamo finito la gita al Monte Luna. No! Dai, questo. Aspetta. Qui c'è una cosa bella. Ah, 5 corbo. Ok, qua non so più ritornare sola. Ritorniamo sul Monte Luna alla ricerca di Onix. Per corso 4 il Monte Luna c'è stato, già l'avevo letto prima, me l'avevo dimenticato. Devo catturare un Onix, per forza. E in più devo anche allenare in teoria Pikachu, però.
Dai, sei Fable di nuovo. Vedete, ti catturo con le Pokéball, se no niente. Excellent! Beh, excellent. Hai catturato Clefable di nuovo. 504 di esperienza. Buono, e dai che si evolvono. Si evolve. Il doppio team. C'è qualcosa che diventa il doppio team. Aumenta l'illusione. Vai, sì. Facciamo diventare colpo coda. Aumentiamo l'illusione ottica. Altruismo. Mossa che aumenta la potenza d'attacco di un alleato, quindi è più di squadra. Non c'è, te non ti userò quasi più dopo, quindi è inutile imparare altruismo. Non far dimenticare. Rattata a livello 13, Pidgey a livello 16. Bulbasaur si evolve. Oh, Bulbasaur si sta evolvendo! Dio che taglio! Sembra una digievoluzione, però, ve lo vorrei dire, eh! Molto uguale a Digimon! Troppo uguale a Digimon! Congratulazioni, Bulbasaur si è evoluto in un Ivysaur! Bulbasaur. Il suo bocciolo cresce assorbendo nutrimento e, quando è prossimo alla fioritura, emana un forte profumo. Poi mi chiederà di... Ah, ho trovato due Clefable, vediamo qui. Io volevo un Onix. Si è incazzato. Il Ivysaur stava per cadere. Ci dovrebbe essere pure Pietro Lunare questo. Dove cazzo era? Ricerca della ripeta lunare e se possibile anche di un Onix. C'è Lunaro e... Senti! No, subito Censi. Borsa intanto. Vai così. Usiamo. Boss Mega. Conosciamo io però. No, sono andato a darse. Più 045, ciao. Sei a posto? Catturato anche Censi, dai. E mi salgono ancora più di livello, dai. Qua al tuo posto Pio? Ivysaur a livello 18, Pikachu a livello 13, Nidoran 16, Rattata 14, Rattata era il 22. Nidoran si sta evolvendo, dai, due evoluzioni al prezzo di uno. Giochi anche tu a Pokémon Pio? E la Nidorina. I dati di Nidorina sono stati inseriti nel Pokédex. Quando è nella sua tana, i suoi acquari si ritirano. Questo dimostra che è rilassato. Beh, in là così. Censi! Ah, ok. Se ti va, io cercherò di fare almeno una live al giorno, barra due, di un'oretta e mezza, pure due. Dipende dai tragitti che voglio fare. Un Pokémon gentile e generoso. Sempre pronto a condividere le sue uova nutrienti con chi si trova in difficoltà. Questo senza il pensare è molto condividere le sue uova. Mi fa strano. Ma per il momento sto cercando un Onix e dove era la pietra lunare? Che era da queste parti.
No, potete trovare tipo a fianco a delle rocce cliccando. Non so se l'hanno mantenuta questa cosa. Ciao Dud, fanculo. Sei pure piccolo. Borsa, mettiamo le robe normali. Sei pure piccolo, ma è giallo. Ah, è vero che io non controllo mai PL. PL46, però. Excellent! Oh, posso fare così? No, ok, tira e basta. Catturato Geodude. Eccotelo, tiè. Dai, yeah. Questo subito in squadra per cavalcarlo. Sei battuto in Onix selvatico. Borsa prima di tutto. Abbiamo le Pokéball, il Megaball. Borsa poi. Bacca, seleziona, usa. Preparati. E si va. Dove cazzo hai tirato? Yes! 2 e vaffanculo. Ultima Mega Ball. Io lo tiro sto coso. Facciamo il vecchio trucco del spingere sempre A, che non serve a niente, ma mi ci hanno fatto credere. Dai, su, ho girato tanto per prenderli, su uno, due, proviamo a dargli un'altra cosa. No! Pokémon è appena comparso, ma io rosico perché non ho trovato. Forse qua non è che ritorni nella foto. Voglio un Onix, l'ho trovato, non sono riuscito a catturarlo più che altro. Vediamo, mi compari così, non me ne sono accorto. Ed è. Questo subito, Onix no, perché? Che adesso razzismo verso gli Onix? Dai, evitare quanto cazzo sale. Scatturano a vedere lunare, ma è possibile? Devo catturare Onix, Onix, Onix. One X. Un attimo, fammi vedere com'è il Pokédex per la ricerca proprio dei Pokémon. Onix Habitat. Ah, questo.
giustamente non posso vedere. Beh, bella la mappa. Fatta veramente bene, carina. Vediamo che cosa ci dice. Ma vai, che è successo? Si guarda intorno con aria di quieta. La carezzetta della faccia, dai. Ciao. Saluti e baci. Qua dentro? Soltanto... E mi salvo. Via. Sto rosicando, mi è scappato il cavolo di Onyx. Zubat non rompere. Voglio Onyx, non Zubat. Mamma mia, l'ho lisciato. Paras. Zubat. Che c'è Paras? Quindi che è Paras? Sto rosicando, voglio quel cavolo di Onyx. Arriviamoci l'ultima volta. Che cazzo è uscito lì? Un attimo. No, se esce e io me ne vado, scompaiono dalla mappa. Questa qua. Mondo qua davanti. Ne dico solo una, perché ti catturo bene, sennò ciao, eh. I Pokémon vivevano da queste parti molto prima che arrivassero gli esseri umani. Ricompare là. L'ischio di euro, no, bisogno di un Onix. Come prima, se ti catturo alla prima bene, non senti se ti prendo alla prima bene, se no niente. Uno, due, tre, ma fa culo. Vorrei andare a casa. Adesso che sta su questa roccia qui, non la vedo. Geodude. Ho detto Onix, non Geodude. Sempre di roccia, ma è un pochettino diverso. Prima scala. Siamo io ora. Oddio, quanto era piccolo quello. O stava comparendo, aspetta. Non sento niente. Le Fable. Aiuto, quanti Pokémon. Non era qua, quindi adesso. Vabbè, no, non posso andare più da un altro, li troverò in giro.
Però mi serve un Onix. Non è arrivato da qui senza l'Onix. Lo spawn di Onix era maggiore, eh? Di qua c'era qualcosa, ma ci sono andato io, no? Dice la prima mosca qua. Non si vorrebbe più. Madonna, sembra una trappola. Allora, non te lo sapevo. Oh, ho catturato il primo Zubat al primo colpo dopo 3-4 tiri. Vabbè. Comodità a me sconosciuta. Sono per l'aria, no. Mostra curiosità quello Zubat catturato poco fa. Un'altra borsa. Un pezzo. Quanti Zeo? 10, 9, 8, 5, 8, 5. Allora, facciamo un po' di polizza. Non ve lo leggo sotto non dietro, quindi ciao. Faccio più polizia. Onix deve apparire. Quello già è. E dai, è già udda. Dai, sei comparso qui Onix, tu. Quanto ci mette a ricomparire, tu? Ne vado a sto posto, non compare un Onix. No, vabbè, sono proprio subito. Due batti giganti. Ma che dice se le uova che camminando così le faccio schifo. Aspetto che scompare sul Zubat rosso e compare un altro Pokémon e poi me ne vado. Scompare il Zubat rosso non compare direttamente un altro Pokémon. Che preferi? E niente, Zubat. Ma anche se fosse stato, io l'avevo tirato dall'altra parte. Dai, eh. E mo che dovevi tirarla di là? Ottimo, dai. E vai! Ho catturato il tubo. I Pokémon rari mi danno molta più esperienza. Giustamente da una parte, però Dio santissimo, bravo. C'era combo sulla cattura, come vedete? Vediamo, tanto ce ne stanno un botto di batte qua.
Dai, eh. Perché mi siete di far credere fino all'ultimo? Aspetta, mi esci prima, speriamo meno tempo. Pure, pure. Di fila. Sono piccolo. Ah, yeah. Non c'è niente, sei di fila ma... Corsetto... Ottimo! Grey, ottimo direi! Ha preso! Ci si vede da notte il professor là. No, ma è andato! Sono che fanno una persona quando cambia posto. Excellent! Oggi mezzogiorno. Breve stacco, forse giovedì viene vaccinato. Vigio a livello 17, dai. Trespolo. Poi dimentico. Quanto posso imparare a pigi nuove? Per quello che facevo. Tira uno, sta ferma e riposa. Recupera metà dei PS massimo. Che fa? Tira uno che qui si è bersaglio copiando l'ultima mossa usata. Credo che ti usa la mossa, poi ho una tua mossa peculiare, quindi non è che rifai tanto. Questo è il decimo Zubat che mi andrò a catturare. Vediamo che cosa cambia facendo una combo di 10 catture. Guarda, preso, mazza subito. Adesso la sorte del nostro cattura da cioè, catturando 10 Pokémon o più, c'è più possibilità di X.
La Onix. Tutti i mega turno. È facile catturarli. Eevee a livello 19. Vai! Non so se continua così. Sensi. Ah, non ti catturo stavolta. Mi rovini la combo di tutto. Mentre pensare che sono un pazzo. Vabbè, l'ho catturato prima. Sono curioso di vedere che cos'è questa combo. Tanto che aspetto che sia un fottuto Onix. Poi adesso Onix non c'è poi. Poi giustamente le Mega Ball già non ce l'ho. Zubat, ottimo. Catturato. Come tiro tutti i fili, casca al mondo. Non stanno andando più quasi forse. Qui che c'è il livello 14, mi dà il livello 17. Eccoli qui che c'è 12, continua così. Dai, esci Onix. Zubat grosso. Anche a di che. E dai, dai, non fa così il gioco, Nessuno rosica. Che fai così? Con qualsiasi tasso spingi devi tornare indietro, ok. Guarda, sei un figlio di una puttana però, Liscio? Dai! E poi, anche se io tiro verso destra, non lo fa verso destra, giustamente. Ancora, sì. Ancora giri per qua. Oh. Come prima. Oh. Catturati 13 addirittura. Oh, rotta dal livello 15. Ben imparato. Oh, super zanna. Questa sì che va la mossa. Abbiamo poca energia e super zanna. Senti, grosso lo catturo, affanculo. Ottimo! Allora, cattura il primo colpo. No, era quasi preciso! Oh, preso.
350. Sei a livello di sotto, io sapevo. Pigi pure, mi dai pigi, ma si evolve. Dai, tre evoluzioni in questo, in questa live, dai. Sempre che molto Digimon, però va bene. Un Pokémon pieno di vitalità che vuole instancabile sul suo territorio in cerca di prede. Una cosa del Pokédex. Sì, è il Pokédex. Ciao cuore. Nella borsa. Borsa Pokémon. Organizza cerca sposta. No. Come si faceva? Si sposta direttamente. Cambia soprannome e invia il professore. Ne lascio solo uno. Inviamo. Sì, vediamo che cosa mi dà. Grazie mille, il tuo aiuto è fondamentale per le mie ricerche. Ricerche. Fino ad ora mi hai inviato 14 Zubat. Tieni, ecco un regalo per ringraziarti. Oh, 12 belle rapidità. Rapidità. Un altro spawn meno. Raggiungo la fine della grotta, ecco, per spawnare la fanculo. Un altro spawn e mi deve spawnare davanti agli occhi. Che sono così gli ari, gli Onix. Guarda. No. Intanto non si sente il verso dello spawn del spawn. Fermo, quindi facciamo io tutto, io pesa moltissimo, molto importante. Vabbè, la passeggiata è finita e vai, è finita, è in preda all'agitazione, continua a muoversi, vai. Che buono. Poi chiudiamo quella live. Lui che guarda dove va il mouse. Chiudiamo la live. Ciao a tutti, alla prossima live con Ivi che ci saluta facendo segnali con l'orecchio. Ciao!